Siete bravissimi, grazie, grazie, grazie. Ma Marta, come fa a dormire? Allora, te lo spiego subito, te lo spiego. Allora, lei sa che fa? Si prende e si mette il pigiama. Pantalone, maglia, calzini anticivolo, anche se non cammina le mattine, calzini anticivolo, sta più caldo, questi sono belli doppi. È vero, Marta? Ah, si rimette. Poi prende, si mette sul letto, si stende, col cuscino ovviamente dietro la testa, perché è comodo, no? Col cuscino, lei c'ha quello là bello in meno, e chiude gli occhi. Chiude gli occhi e entra nel mondo dei sogni, però certe volte che fa, non riesce a dormire, non riesce a dormire. Allora che fa? Prende il telefono e chiama a, come si chiama? Morfeo, Orfeo, Morfeo, Morfeo. Chiama Morfeo, dice: Morfeo, camma fa, Morfeo, io voglio l'or, devo dormire, che domani devo andare a scuola, devo dormire, devo riposare. E Morfeo dice: aspetta, aspetta un momento, momento da fare, e prima che lei chiama fa. E questo è. E poi lei e Morfeo si mettono d'accordo, insomma, e lei prende sonno e dorme. Beh, oppure a volte sa che cambia, conta le pecore. A volte sa che fa, non riesce a dormire, Morfeo non risponde. E conta il pecore. Chiude gli occhi e la sento che fa uno, beh, due, beh. E così fa, eh? È vero, ma è vero, le conti le conti. Pure c'è torto le gondole, non riesce a dormire, metto e conta il pecore. Comunque così. Comunque, grazie per il siete, bravissimi, ti vogliamo bene. Arrivederci, dice arrivederci, dice arrivederci. Niente, c'è pure il naso che c'ha l'allergia, arrivederci.